frati della custodia di Terra Santa hanno voluto inaugurare il loro capitolo custodiale con uno sguardo contemplativo su Gerusalemme. La liturgia introduttiva, presieduta dal visitatore generale padre Francesco Bravi, ha infatti avuto luogo nella suggestiva cornice del Dominus Flevit, il santuario che offre il più bel panorama della città santa. Credo che il primo atteggiamento sia quello di un ringraziamento al Signore e ai frati della custodia per aver vissuto questi 800 anni in questo servizio così prezioso nella cura dei santuari. E sicuramente una prospettiva anche quella di continuare in modo nuovo questo servizio, accogliendo sempre tutti i pellegrini che vengono a questi santuari e offrendo loro la nostra testimonianza di una presenza, di una fraternità che accoglie. Nelle parole di Fra Francesco Bravi, visitatore e presidente del capitolo, risuona forte e deciso l'imperativo «Sarete testimoni», tema del capitolo. Si tratta di cercare le vie più adatte per essere i testimoni del Signore risorto a Gerusalemme e fino ai confini della terra. Guardare la città vuol dire, come ho detto nell'omelia, tenere fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede. Il giorno seguente ha avuto inizio la prima sessione del capitolo, preceduta da una celebrazione eucaristica votiva dello Spirito Santo, che dovrà essere il grande protagonista dell'assise. La missione e la testimonianza sono infatti opera dello Spirito del Signore. Un altro momento forte che si inserisce nel prosieguo del lavoro capitolare è stato il rito della lavanda dei piedi, che si è svolto nel significativo contesto della sala del Cenacolo, dove il Signore ci lasciò il memoriale del suo amore nel segno della lavanda dei piedi e dell'istituzione dell'Eucaristia. Qui Gesù risorto apparve agli Apostoli e su di loro qui discese lo Spirito Santo. E da qui i frati minori iniziarono la loro missione in Terra Santa nel 1335. Il Cenacolo fu il loro primo convento, tanto che padre Pier Battista Pizzaballa, in quanto custode di Terra Santa, porta ancora oggi il titolo di guardiano del Monte Sion. Abbiamo cominciato qui la nostra presenza, e per noi frati minori di Terra Santa tornare alle origini significa tornare qui. Questo è il nostro primo luogo, ma anche il luogo dal quale poi siamo stati allontanati a suo tempo. Lo ha ricordato, abbiamo sempre avuto il desiderio forte, continuo, costante, struggente, di tornare qui in tutti i modi e con tutte le forze. Questo luogo ci appartiene, lo sentiamo nostro. Per i frati minori della custodia di Terra Santa, conservare i luoghi e i santuari non significa tanto salvarne la proprietà, quanto mantenere in vita la memoria della presenza qui di Cristo e della Chiesa. Per rappresentare con un gesto esplicativo il servizio che i frati minori svolgono in Terra Santa, il guardiano del Monte Sion ha lavato i piedi ad alcuni frati e fedeli in rappresentanza dei cristiani locali e dei pellegrini provenienti da tutto il mondo.